Tunisia, benvenuti in questo video. E la location che potrete notare alle mie spalle è una location particolare perché siamo a Takruna, il villaggio berbero proprio a 30 minuti da Hammamet. E qual è l'argomento di cui noi vogliamo parlarvi oggi? Abbiamo 3 punti negativi sulla Tunisia. Non sono gli unici 3 punti, ma ce ne saranno anche altri, perché non è tutto oro quel che luccica, lo dobbiamo dire, perché in nessun paese del mondo non è tutto oro quel che luccica, ci stanno anche dei lati negativi. E qui in Tunisia i primi tre ve li diciamo adesso, quindi seguiteci. Questa non è Ibiza! Allora, ragazzi, cominciamo subito dicendovi che nei video che noi facciamo vedere spesso, ovviamente parliamo della vita quotidiana, parliamo del nostro lavoro, diamo consigli e informazioni utili, ovviamente per tutti coloro che vogliono trasferirsi, e come è giusto che sia, e come succede in tutto il mondo, come esistono i pro e esistono anche i contro. E quindi, Sì. alla luce di questo, visto e considerato che comunque ci troviamo sempre in un paese arabo, perché ovviamente siamo in Nord Africa, e parliamo di una cultura che ovviamente è prettamente diversa rispetto alla nostra, volevamo improntare questo video e condividere con voi alcune delle fastidiosità. Così dei punti negativi che vengono abbiamo definite. trovato e perché ce l'hanno anche E suggerito i sì, nostri clienti. che vengono trovate qui in Tunisia. Ovviamente dobbiamo dire che ci sono determinati aspetti un po' più fastidiosi di altri, ma sempre legati a anche la territorialità. E quindi magari qualcuno che viene dal nord Italia farà più caso a determinate E cose rispetto a chi viene allora, dal sud Italia. cara Sara, scusami se ti interrompo, dobbiamo anche dire che non siamo soli, quindi adesso giro la telecamera e vi faccio Sì. salutare da 3 belle donne. Ah, eccole ragazzi, guardate che belle queste 3 donne. Sono nel fior fior dei loro anni e ce le siamo portati qui a Takruna. Gli ho fatto fare la bella salitina su questo cucuzzolo. Guardate, sono in gamba e adesso piano piano, se riesco, piano 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 piano, piano inquadro, eccolo lì, ciò che hanno mangiato. Hanno mangiato del tabbouna, accompagnato da olio fatto in casa, olive e Pomodori secchi in Pomodori secchi, sì, crema, in crema, in crema, in diciamo, crema. no? Un po' Sì. piccantini e poi per finire del tè. Ecco, Sì, per digerire. guardiamole, eccole qua, stanno sentendo un po' di caldo, hanno il loro cappellino, già hanno un po' visitato un po' qualche zona e oggi con noi a Takruna. Allora, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e di cliccare la campanellina, Qui di modo sotto. che così sarete sempre aggiornati su tutti i video che usciranno e quindi li potrete vedere già subito nell'immediato. Ma andiamo subito al video di oggi. E allora Sara, il primo problema che dà subito all'occhio quando si arriva in Tunisia è sicuramente questa onda, ondata o come si vuol chiamare, si chiami, di plastica che si vede in giro. Molti sacchetti e molte bottiglie di plastica. E poi anche questa spazzatura abbandonata sia a destra che a sinistra e non proprio nei cassonetti. Tu che ne Infatti, pensi? una delle cose che cade subito all'occhio quando si arriva qui è vedere ovviamente la grandissima distesa di plastica, di sacchetti di plastica, che tra l'altro, dobbiamo dire, alla fine di questo Ramadan del 2023, per esempio, i panifici non possono più vendere il pane con i sacchetti di plastica. Quindi diciamo che sono ancora come all'Italia di 60 anni fa e quindi di fatto non c'è quella grande attenzione nei confronti della raccolta differenziata e quindi purtroppo Ahimè, ahimè. vediamo spesso non solo plastica ma anche rifiuti buttati così. Ma auspichiamo che le nuove generazioni comincino ad avere un po' più di amore per il proprio territorio. Ma diciamo anche quello che sta facendo il governo, sicuramente la norma che ha proibito i sacchetti di plastica,
per quanto riguarda nei panifici per il pane, adesso molto probabilmente lo allungherà e lo porterà anche nei verdurai, nei macellai e via discorrendo, perché vogliono diminuire drasticamente questi sacchetti di plastica che svolazzano e vanno a finire in tutti i posti, compreso il mare. Anche per quanto riguarda le bottiglie di plastica, come si sta intervenendo? Cosa avviene in Tunisia per limitare questo così abbandono indiscriminato di bottiglie di plastica? Allora, per esempio, le bottiglie di plastica spesso vengono raccolte da determinate persone che le raccolgono appunto e le portano poi in posti in cui vengono poi riciclate. E quindi in quel caso, per esempio, noi europei cerchiamo di dare il buon esempio, raccogliendo tutte queste bottiglie di plastica, mettendole tutte insieme, di lato magari i cassonetti, di modo che così si facilita anche la raccolta per coloro che appunto vivono di pochissimi centesimi. Infatti, però, io e Sara utilizziamo una busta grande, sì, di solito una delle tante buste che si trovano quando si va a fare la spesa, e lì dentro mettiamo sistematicamente tutta la plastica che noi produciamo, per quanto riguarda ovviamente le bottiglie, sia di acqua che di bevande gassate. Poi, quando è piena, andiamo a depositare accanto a un cassonetto e guarda caso, dopo 20 secondi la busta scompare, perché appunto ci stanno queste donnine che girano spesso, perché ovviamente per loro è un lavoro. Sì, sì. E ovviamente ci sono tantissime associazioni che stanno nascendo sul territorio proprio per sensibilizzare più giovani anche per la raccolta differenziata, e tante sono le iniziative che noi seguiamo anche su Facebook o nei siti istituzionali, per esempio degli istituti scolastici. Ma ovviamente oltre alla plastica ci sta questo abbandono alle volte indiscriminato di detriti di edilizia o di altro abbandonati nei vari terreni, e tu ti trovi, mentre costeggi una bellissima strada, trovi questi mucchi di detriti abbandonati messi a destra e a sinistra, che ovviamente sfregiano un po' il territorio. Quindi oltre alla plastica, oltre alla spazzatura, ci stanno anche questi detriti, ahimè. Hanno questa usanza che quando hanno qualcosa da scaricare, non ci sono come da noi dei appositi spazi dove tu andare a scaricare il tutto, ma dove arriva il camioncino, e scarica. Un po' come succede ancora nel sud Italia. Purtroppo, ahimè, sì. E allora, come secondo punto? Come secondo punto parliamo subito della burocrazia. Ecco. Io sudo freddo, non per il caldo, ma sudo freddo perché quando sento questa parola, ahimè, mi vengono le calure. Sì. I colpi, diciamo, di caldo. Che la burocrazia di fatto è uno di quegli elementi più particolari ovviamente per i paesi arabi, ma come tutti i paesi del Maghreb, ovviamente lingue diverse, parliamo dell'arabo, procedure amministrative diverse, leggi prevalentemente diverse, quindi capite bene che una persona che magari non ha studiato le lingue si ritrova qui e deve fare determinate documentazioni, non solo perderà un sacco di tempo, ma si perderà nelle lungaggini burocratiche, no, che tra l'altro lo voglio sottolineare, spesso fanno perdere veramente la pazienza. Quindi lingua, burocrazia e soprattutto, spesso e volentieri, anche la mancanza di digitalizzazione. Quindi questo di fatto vi porterà ad avere mallopponi così di carta, a non capire più che cosa dovete fare, proprio perché spesso quando depositate un atto non vi viene nemmeno rilasciato una ricevuta. E quindi voi dite, ma come, in Italia io presento un atto qui, con non c'ho neanche, di protocollo, neanche una ricevuta, e se poi si perdono la mia documentazione? Sappiate che qui è tutto estremamente normale. Capita, perché ragazzi, per me che vivo anche di informatica, e vedere questi uffici che sono privi di qualsiasi sistema informatico, alle volte mi cascono le braccia a terra, perché vedo quei famosi libroni dove vengono tutti registrate tutte o notificate tutti gli atti. Guarda Sara, veramente alle volte uno resta così a bocca aperta, ma intanto esiste. Sì. Ed è proprio questa la cosa che bisogna fare attenzione, avere tanta pazienza, soprattutto avere una dimestichezza con la lingua, non scoraggiarsi perché perderete tanto tempo, però non vi preoccupate perché carte non ne perdono. E attenzione a perdere una carta, ragazzi, perché poi a risalire indietro, guarda che sì, il contrario, eh? Risalire indietro per ritrovare quella carta o una copia di quella, sono guai.
E il terzo punto di oggi, perché facciamo un incipit, questo non sarà l'unico e solo video, quindi ne faremo altri dove parleremo dei pro e parleremo dei contro, ovviamente anche diamo i contro, che ovviamente non saranno mai esaustivi, perché poi ognuno parla per la propria esperienza, ma diamo delle linee guida, degli input in maniera molto simpatica, diciamo, e anche veloce, e soprattutto possono essere da consiglio ai tanti che ci seguono e che magari non conoscono usi e costumi locali, e quindi proprio parlando dei pro e dei contro potrete approcciare nella maniera più intelligente la vita quotidiana qui in Tunisia. E quindi qual è questo terzo punto? Me lo sono dimenticato un attimo. La mancanza di esposizione sui prezzi alle volte ci danneggia, perché il popolo tunisino, come tutto il popolo del Maghreb, e lo dico anche a chi ha già viaggiato, chi è andato già in Marocco, in Turchia, in Egitto, il popolo, diciamo, magrebino, quindi del tutto il Nord Africa, è un popolo che mercanteggia, gli piace fare un prezzo, e ovviamente quando vede come me gente col viso pallido così europeo, con una, subito ti fanno un prezzo, soprattutto quando il prezzo non viene esposto. Quindi il consiglio nostro è di approcciarvi al commerciante solo e quando il commerciante ha esposto i prezzi. Perché è bello sentire dire anche dai nostri clienti: beh, sai Mirko, sono andato alla Medina, mi hanno fatto prima un prezzo, poi ho dato subito un colpo secco, la metà, e poi sono sceso anche al di sotto della metà. Questo cosa ti fa capire? Perché ovviamente è un popolo che gli piace prima spararla alta e poi mercanteggiare per poi arrivare al prezzo giusto di vendita al pubblico. Ovviamente i prezzi che vengono fatti a noi non è un prezzo che verrà fatto al tunisino, questo è senza ombra di dubbio, è chiaro e lampante. Soprattutto anche nelle città in cui c'è tantissimo turismo, e quindi si presuppone che queste persone ovviamente vivono del turismo, per cui aumentando vedi qualche dinero, per voi non cambia nulla, ma per loro cambia tanto, perché ovviamente vivono proprio nel periodo in cui c'è turismo. Ma state attenti anche quando dovete fare la spesa. Per esempio, vi potrà capitare, come spesso è capitato ad alcuni clienti, di comprare in alcuni posti in cui non, per esempio, ci sono delle belle angurie, c'è della bella frutta, della bella verdura, ma non ci sono i prezzi. E spesso li trovate anche per strada. E allora in quel caso loro vi guardano, vi squadrano, sanno già che essendo visi pallidi possono sicuramente chiedere qualche dinaro in più. E allora, per chi ancora non è pratico di contrattazione, perché bene o male non conosce i prezzi, perché magari è arrivato da poco, quindi, o è semplicemente un turista, noi vi consigliamo, soprattutto nel primo periodo, nei primi mesi, di comprare sempre in posti in cui c'è il prezzo esposto, di modo che così, insomma, facendo due conti, il prezzo è sempre quello giusto. E poi io dico, una volta che poi sarete qua, vi comincerete ad aprire più gli occhi, a essere anche, diciamo, più furbetti su alcune azioni da fare, state tranquilli che nessuno vi farà la cresta su un determinato costo di un prodotto. E allora ragazzi, questi sono i primi tre punti che noi abbiamo voluto condividere con voi per quanto riguardano i pro e i contro, che possono essere utili per coloro che si approcciano a una vita in Tunisia per la prima volta, per coloro che certamente devono adeguarsi agli usi, ai costumi, alle abitudini, all'attività amministrativa, burocratica, insomma alla vita di tutti i giorni. Poi ovviamente la maggior parte delle persone che viene qui è sempre pronta a fare nuove esperienze, con una mentalità sempre aperta e soprattutto con una mentalità pronta a conoscere e imparare usi e costumi locali. Ma soprattutto pronta ai cambiamenti, ragazzi. Qui, come dice Sara, non è Ibiza, ma soprattutto non è Italia. Ricordiamoci sempre che siamo sempre in un paese nordafricano, con i suoi pro e con i suoi contro. Quindi se tu scegli di vivere in Tunisia per determinati motivi, che potrebbe essere un aspetto economico, potrebbe essere perché la vita in Tunisia ti piace, devi prendere sia i lati negativi che i lati positivi, e non ti devi lamentare, perché poi lamentare ti porta anche a vivere male tutti i giorni. Quindi signori, seguiteci, perché oggi abbiamo dato i nostri primi tre punti, ma ce ne saranno anche altri, ovviamente, con il prossimo video, quindi cliccate su, iscriviti al canale, attiva la campanellina per qualsiasi informazione, info.doctortunisia@gmail.com, e ovviamente potete anche contattarci al numero WhatsApp +216 5441 2449 per
info per vacanze prova, vi aspettiamo per i trasferimenti, ovviamente la defiscalizzazione della pensione. Ragazzi, da questo posto molto affascinante, da Sara e da Mirko e dai nostri saluto. Ospiti che adesso vi inquadreremo, un grande saluto, ciao Italia, ciao. Brava Sara, brava Sara, brava Sara. E allora, che dite? La salutiamo l'Italia? Sì, ciao, ciao Italia! Ciao, Italia. Ah. Ciao amici e parenti! Ciao. Che splendore, ragazzi! Guardate dove... È da vedere. Vi piace, vi piace. Da esplorare, è bellissimo! Ok, ragazzi, vediamo. Guardate che bella porta. Bello panorama. Ciao, 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 ciao,